Atenea di Portici, e, che è su qui con uno stand e ci presenterà il progetto Icaro. Salve, vabbè, io sono dell'Enea, quindi un centro di ricerca che sta a Portici, che ci occupiamo, là ci si occupa principalmente di fotovoltaico, però c'è anche un piccolo laboratorio che si occupa di sensori a stato solido per gas ambientali e su cui, con questi sensori noi cerchiamo di fare applicazioni. Abbiamo avuto un finanziamento da un progetto del settimo programma quadro per sviluppare e per fare uno studio di fattibilità su un'applicazione che preveda il rilevamento di contaminanti su superfici di carbonio per aeromobili, perché queste superfici di carbonio per aeromobili devono essere incollate per costruire parti dell'aereo e quindi contaminanti che sono presenti su queste superfici di carbonio possono indebolire questi incollaggi. Quindi questo c'è un grande progetto che si chiama Sky, un grande progetto europeo che sta vagliando tutte le tecnologie utili, non destruttive, per poter produrre sia dei protocolli di misura che certificano la qualità di queste superfici, sia dei tool che possano quindi aiutare gli operatori per capire se le superfici sono contaminate o meno. Tra questi vari partner ci siamo anche noi, che abbiamo sviluppato, quindi abbiamo fatto quindi uno studio e quindi sviluppato uno strumento basato sull'olfatto artificiale. Perché siamo qua? Perché abbiamo sviluppato questo strumento usando open hardware, usando Arduino. L'abbiamo fatto perché siamo appassionati di open hardware e perché pensavamo che comunque queste tecnologie che sembrano così lontane dal pubblico in realtà possono essere scalate e possono essere rese fruibili al pubblico, perché l'elettronica consumer che esiste sul mercato può essere efficacemente utilizzata per fare applicazioni anche di alta tecnologia come quella là che vi mostro. Cos'è un naso elettronico? Un naso elettronico praticamente è un array di sensori che sono sensibili all'aria ambientale e che sono capaci quindi di vedere, variando le loro proprietà elettriche, composti chimici presenti nell'aria. Questi sensori però, per poter essere usati efficacemente, debbono stare in un ambiente chiuso e debbono essere posti quindi in questo ambiente chiuso e debbono essere esposti in tempi e volumi noti all'aria da analizzare. Dopodiché, una volta analizzata quest'aria, gli output di questi sensori, di questa array, di questa matrice di sensori viene analizzata per poter fare quindi una pattern recognition, cioè un'impronta olfattiva di ciò che i sensori hanno visto e quindi poi vedere se questa impronta olfattiva può essere, se questi sensori sono in grado sia di vedere i contaminanti sia di classificarli questi contaminanti e eventualmente anche di quantificare questi contaminanti. Ad oggi non esiste, questo è uno schema così a blocchi di quello che di come è composto un naso elettronico, in cui praticamente per poter misurare, per poter sniffare l'area circostante, l'area che, se io voglio analizzare questa superficie, io poggerò questo mio naso elettronico sulla superficie, lui andrà a sniffare l'area vicino alla superficie. Quest'area vicino alla superficie lui la confronterà con un'area che è senza odore, un'area filtrata. Quindi avrà due canali, un canale dove lui utilizzerà quest'area filtrata per fare lo zero e un altro canale dove preleverà aria intorno alla superficie. Inoltre il naso elettronico è dotato di una lampada alogena, la quale emette fortemente nell'infrarosso e quindi riscalda la superficie per poter far emettere alla superficie eventuali composti che possono quindi poi essere analizzati dal naso. Quindi vi rendete conto che l'elettronica deve gestire un sistema abbastanza complesso, deve gestire quindi pompe, valvole, deve gestire una lampada, deve gestire i sensori, deve alimentare, deve leggere gli output, deve fare tutte queste cose e inoltre tutto questo sistema deve essere embedded, cioè l'operatore lo deve usare senza fili, quindi sarà un sistema a batterie dove lui poggerà sulla superficie, analizzerà, poggerà questo strumento e poi via portatile analizzerà l'output di questi sensori. Queste figure qua vi fanno capire la complessità poi degli output di questi sensori, di quali sono le competenze trasversali che servono per realizzare un naso elettronico, perché a parte le competenze quindi legate alla sensoristica, legate all'elettronica,
ma servono anche forti competenze informatiche per poter poi fare la classificazione, l'addestramento e l'analisi dei dati relativi all'array di sensori. Noi praticamente siamo riusciti a realizzare, quindi non solo a studiare il problema e quindi a poter a fare uno studio di fattibilità su un oggetto del genere, ma abbiamo anche realizzato un primo prototipo che è stato in grado quindi di classificare contaminanti su queste superfici, su queste superfici di carbonio. È stato quindi realizzato con Arduino che gestisce tutta l'elettronica di bordo. Su Arduino è stato montato uno shield Ethernet a cui è attaccato un access point Wi-Fi per evitare di appesantire il calcolo di Arduino, perché doveva essere già fortemente appesantito da tutta la gestione dei sensori e degli output dei sensori. E l'unica cosa che abbiamo fatto, abbiamo implementato una scheda elettronica che dovesse condizionare e alimentare i sensori a bordo, che comunque viene gestita da Arduino. In conclusione, volevo farvi vedere semplicemente un filmatino di quello che è capace di fare il sensore. Vediamo un po' se sta qua. Eccolo qua. Praticamente alla fine in basso a sinistra si vedono gli output dei vari sensori, e man mano che nei primi secondi c'è praticamente lo zero dello strumento, cioè lo strumento misura semplicemente l'aria filtrata, dopodiché lo strumento vede arrivare l'aria da analizzare, che ha un suo odore caratteristico. Se lo strumento è addestrato, come in questo caso qua, sarà in grado di rilevare, in questo caso là sono segnati a destra quattro contaminanti, cioè tre contaminanti, l'untreated, cioè il campione non trattato, che comunque deve essere riconosciuto, cioè io devo poter dire che non è trattato, non è contaminato. Poi sono due contaminanti, il Killfrost e lo Skytroll, che sono dei composti che si trovano negli hangar degli aerei che possono contaminare queste superfici, per cui il committente ci ha chiesto che il NASA sia in grado di conoscere questi analiti. A questo punto, quindi, con l'interfaccia grafica, l'operatore è in grado di, poggiando lo strumento sulla superficie, capire se la superficie è contaminata e con che contaminante è stata contaminata. Comunque, il discorso dei nastri elettronici è un discorso molto ampio. Noi abbiamo sviluppato questo tool per questa applicazione, ma i nastri elettronici trovano vastissime applicazioni negli ambiti più svariati. Infatti noi abbiamo diversi progetti di ricerca su cui stiamo lavorando per quanto riguarda i sensori di gas. Stiamo molto verticalizzando verso i sistemi embedded, cioè molta richiesta di oggetti piccoli che possono funzionare autonomamente con intelligenza a bordo. Infatti i prossimi prototipi di questo NASA che svilupperemo, cioè, su questi prototipi cercheremo di montare intelligenza a bordo in modo da poter dare un qualcosa con un valore aggiunto molto forte. Però contiamo comunque di mantenere questa connotazione di open hardware, perché è quella che ci ha permesso di avanzare più velocemente nello sviluppo di questi sistemi. Noi pensiamo che almeno per quanto riguarda la nostra ricerca è stata vincente proprio la scelta di andare su una tecnologia open hardware che ci ha permesso di accelerare moltissimo sullo sviluppo dell'elettronica. Per me ho finito, e vi invito a chi vuole a venire a fare tesi o stage all'Enea, perché comunque là c'è bisogno di competenze molto trasversali, che si va dalla chimica alla fisica, all'ingegneria informatica, all'ingegneria elettronica, quindi ci sono veramente vari ambiti che vengono utilizzati per questi tipi di applicazioni. Ok, grazie mille Ettore. C'era una domanda? Due veramente? Ok, iniziamo. Posso? Io avevo più una curiosità per quanto riguarda la parte degli output che è all'interno della presentazione. Ho visto che uno dei grafici era rappresentato da tecniche di clustering. Sì. Quell'output in clustering, con quale software è stato portato avanti? Si usa MATLAB generalmente per queste cose qua.
Ma MATLAB si fa, sì, in parte guarda, io non sono l'ingegnere che ha sviluppato la parte recognition, però okay. Mi pare che si usa supporto vector machine per queste cose qua. Ok, la ringrazio. C'è un'altra domanda? Ciao, ho visto prima che ha detto che ha un filtro sì. Per fare lo zero. Sì. Mai c'è bisogno di farlo? Perché anche per il nostro naso abbiamo bisogno di avere un riferimento. Cioè, noi comunque se il livello non cambiasse non avremmo informazioni. Il problema è che il livello del sensore deve cambiare quando io analizzo il sistema. Se non cambia io non posso dire niente su quel livello. Quindi se il mio sensore già si trova in un sistema odoroso, ha molte difficoltà a vedere eventualmente variazioni di odore. Se invece io riesco a metterle in un sistema di riferimento dove so quali sono le caratteristiche dell'aria, allora questo è una sorta di rumore di fondo. Esatto, nel momento in cui gli faccio vedere l'area da campionare, le variazioni che ho su quei segnali potranno essere correlate a quell'area. Quindi posso addestrare quel sistema, cioè se gli faccio dei campioni noti, posso poi correlare le immagini che ho su quei campioni noti, e quindi quando andrò a vedere un campione incognito potrò capire lui cosa sta vedendo. C'è domanda? Ok, perfetto. Va bene, ok, quindi penso che possiamo passare avanti. Grazie mille a dottore Massera di Enea.